me lo metto sotto il materasso, rimango sempre per tutta la vita servitore fino a che muoio. Sì. No, so, quando è solo debito, perché il rapporto giuridico è basato sul debito. Ma qui non c'è niente di giuridico, non c'è niente di giusto, non c'è niente di legale. Ma allora è un debito, perché nel momento in cui nessuno mi obbliga alla restituzione, non è un debito. Non c'è nessuno che mi può venire a dire dammi 50 euro che ho guadagnato 10 anni fa. Per cui non è un debito. Intanto ma se non è mai tra le leggi, poi c'è tanto che possono obbligare con la tassazione. La tassazione mi permetto di dire, creo c'è stato, io sono ovviamente non posso condividere chi ha portato i capitali all'estero e poi li ha importati facendosi fare lo sconto pagando il 5% soltanto di tasse, per carità di Dio. Però questo governo ha fatto vedere chiaramente che se ti vuole togliere i soldi, te li toglie come e quando vuole, perché ha ritassato quei soldi del 3%, 3,5%. Pertanto loro possono cambiare, loro possono toglierti quando ti ricordi. Un'altra cosa, lei mette i soldi sotto il materasso, no? Io le dimostro che lo Stato che li può togliere. Chi aveva a casa, io sono un collezionista, per passione colleziono denaro, moneta, banconote, tutto quanto. Non ho mai acquistato l'ultima serie delle 100.000 lire perché lo sapevo come finiva. Le ultime lire non le ho acquistate. Bene, i colleghi collezionisti che avevano invece collezionato le 100, le 50 e le 10.000 lire dell'ultimo codice, quello che è stato poi fino al 2002, adesso questi soldi se li sbattono qua. Perché? Perché lo Stato, con una legge retroattiva, ha detto che la legge definiva che fino al 2012 era possibile cambiare tutto il denaro circolante infatti. Andando alla Banca d'Italia ha cambiato le regole. Dalla finanziaria questa fatta di novembre, fatta dal governo Monti, retroattivamente, cioè quindi tutto quello dal momento esatto in cui è andata in vigore la legge, con tra l'altro il voto di fiducia, non era più possibile cambiare quei soldi. È stato fatto con un voto di fiducia e la gente non è stata avvertita. Soltanto per questo motivo la maggior parte degli italiani, possessori di circa 2 miliardi di euro in valuta del vecchio conio, è stata defraudata di 2 miliardi di euro. Così, da missare adesso, se lei ha dentro la portafoglio, dentro un libro dei valori in lire, se li può sbattere in fronte, perché non servono più a niente, ma neanche come valore di conio a livello numismatico, non ci fa più niente. Guardi, io uso eBay per fare gli acquisti di valuta. Bene, se lei va su eBay e va a valutare, va a vedere lo storico di quanto valevano 100.000 lire di Bernini, dell'ultimo conio, prima di quella legge, dopo quella legge è svalutato dell'80%. Perché adesso c'è un circolante in valori in lire dell'ultimo conio che fa spavento. Quindi loro possono gestire il denaro come e quando vogliono, specialmente con l'euro. Le dico semplicemente, lei può tenere sotto il materasso quello che vuole. Nei paesi di solito africani si fa così, come si cambia il circolante. La mattina si sveglia il re del Marocco, cambia il circolante in giro, non dice niente a nessuno. Se lei sono di sotto il materasso, il giorno dopo vai di buco. Sì, però ci può essere anche un discorso, differente. Io posso, con i soldi che il mio possesso, acquistare dei beni che hanno un valore, certo, che è convertibile in moneta. Sì. Infatti, gli italiani sono proprietari di casa. Sono soldi poi alla fine. Infatti, gli italiani sono tutti proprietari di casa, perché la società popolare degli italiani ci dice: dovete comprare casa perché il mattone è l'unico ricovero del denaro. Comunque quel discorso diceva, la ha detto che è un cattivo investimento il mattone. Però ecco, sì, quel discorso che faceva prima, che diceva che l'importante dei soldi è il controvalore del lavoro svolto dal cittadino. Non è vero. Non è così. Chi è di voi che è dipendente pubblico? Chiedo scusa. Io non ne faccio. Come pagano gli stipendi lo Stato ai dipendenti pubblici? In genere, vabbè, con le tasse raccolte, d'accordo, ma in genere per pagare si dice sempre, no? Io ricordo quando ero ragazzino, mio padre mi diceva, non state a mettere botte perché devi pagare gli stipendi, perché mio padre non doveva pagare il ministero. Allora, e mette botte, questi botte in realtà sono un debito. Quindi il suo lavoro
lei è dirigente del ministero, quindi ha studiato pagandosi gli studi tantissimi anni, ha fatto corsi su corsi, esami su esami, poi si fa un mazzo così dalla mattina alla sera, il suo stipendio è pagato con debito. Il suo stipendio invece di generare un valore genera un debito, perché lo Stato le paga gli stipendi emettendo dei bot. Questa è la realtà delle cose. Perché lo Stato non ha sovranità monetaria. Perché non ha sovranità monetaria? La sovranità quindi, allora, la Costituzione, lo Stato è dalla parte, lo Stato non ha pagare tendenzialmente con le tasse, abbiamo detto. Cioè se lo Stato avesse un bilancio dovrebbe tante entrate e tante uscite. In realtà però questo non succede. Quindi che succede? Succede che devono mettere i bot. Perché sono, e ci abbiamo detto, perché come in una famiglia se non ci sono soldi mi faccio prestare dei soldi e pago il tutto il circolo. Il discorso che dobbiamo però fare io dovrei pagare se non, anche se non paga solo la pensione, paga altre cose, no? Break, punto. E va per pagare la maternità, allora la malattia. Un attimo, parliamo della cambiare società, parliamo della cambiare società finalmente. Vabbè, cioè, queste cose qui sono essenziali, se non si sanno. Allora il problema che un'altra piccola digressione, il problema per cui noi oggi ci troviamo qui è che noi di Alta Mediterranea da decenni portiamo avanti uno studio di una cosa che dovrebbe essere divulgata nelle scuole, dovrebbe essere un corso di formazione nelle scuole, perché noi la vita è un gioco e dovremmo sapere le regole del gioco. Cioè noi siamo andati allo sbaraglio dai nostri governanti a giocare una partita che non sappiamo, di cui non sappiamo le regole. Ecco perché poi la gente si trova in difficoltà, succedono i casini, possono succedere crack in borsa, vengono defraudati con i fondi tossici, eccetera. Cioè tutte queste cose qua. Perché? Perché la gente non sa assolutamente di che gioco gioca, nelle regole essenziali del gioco. È chiaro. Il fatto emblematico è stato, non so se avete sentito due giorni fa, questo dirigente di Goldman Sachs che ha detto: io non me ne sento più di turlupinare i miei clienti, di dire le menzogne, perché la mia banca ovviamente vuole fare assolutamente speculare uno dei primi dieci sui derivati, tra l'altro sono molto posto. Ma non solo con le banche succede che non si sanno le regole del gioco, su qualsiasi cosa. Ma guardate, io non solo con le banche, su tutto. Io ho modo di parlare non apriamo troppo con molti direttori di banca, e onestamente devo dire che questi direttori di banca vedono dei prodotti ma non sanno neanche la fonte di questi prodotti, cioè non sanno neanche, sanno che c'è una percentuale, le regole base, però la regola base sfugge a tutti, sfugge e più sfugge a un direttore di banca, ma ormai non è il caos totale. Ma questo è voluto, è voluto, non è casuale, è voluto perché se la gente sapesse le regole del gioco giocherebbe in maniera più consona, e certi giochi sporchi non si potrebbero fare, è chiaro, no? Cioè è chiaro quindi che c'è una volontà ben precisa di utilizzare le masse per fare i giochi loro. Però adesso, prima di parlare della cambiare sociale, facciamo un attimo di sosta e parliamo, vediamo un attimo se qualcuno ha da fare delle domande, perché altrimenti magari se qualcuno ha un dubbio qualcosa facciamo va bene, okay. Quindi se avete delle domande magari poneteci subito, così che poi andiamo avanti e partiamo la cambiare sociale. Una cosa solamente di quantificazione, ci sto leggendo un po' a pezzo un libro di Marco Della Luna, e da quello che scrive lui sembra... Con Marco Della Luna ci ho litigato un mese fa, posso dirti chiaro, se è uno schiavi, lui dice che il mondo non è mai stato così ricco come adesso, perché è pieno di beni che dovrebbero essere quello che è il vero valore del questo è vero, esatto. Questo è